condizione questa visita, dopo quella dell'ospedale di Petralia, mi consente di entrare in un ospedale veramente eccezionale, nel quale i reparti, il livello dell'assistenza, la competenza degli operatori sanitari raggiungono e superano livelli di eccellenza. Modo di vedere il punto risveglio, la riabilitazione post coma, la cardiologia, l'ortopedia, il reparto per la cura della sclerosi multipla, che sono francamente a livelli, oserei dire, più che nazionali, e il resto credo che, anche se non ho avuto il tempo di visitarlo e di vederlo, merita la stessa considerazione. L'ospedale vive una fase di passaggio perché si è conclusa la fase della sperimentazione gestionale insieme al San Raffaele. Siamo ora nella fase in cui o l'ospedale torna al pubblico salvaguardando l'eccellenza, o con la nuova proprietà si discutono nuovi obiettivi e nuove forme di collaborazione. E comunque vedo una integrazione anche con gli altri ospedali, perché questo livello dovrà essere, come dicevo, contagioso. Anche Termini, Petralia dovranno raggiungere gli stessi livelli. I nostri migliori medici sono qui e talvolta vengono da fuori. Ho incontrato un primario bergamasco che ha ritenuto di trasferirsi in Sicilia perché ha trovato qua una struttura migliore che non quella lombarda e bergamasca. Quindi anche qua è un luogo comune. Purtroppo molta gente va fuori. Dobbiamo far evolvere il sistema perché si creino le condizioni perché i nostri cervelli, che non sono da meno di quelli degli altri, possano mettersi qua alla prova e produrre benefici alla popolazione. Si parla di integrazione con Petralia, con Termini, credo che sia opportuno rassicurare che le deroghe e quant'altro saranno riviste con molta attenzione. E qua ci sono tutte le condizioni, perché un punto nascita non è soltanto fatto di ostetrice e ginecologia, ma di un contesto di reparti e di medici che, essendo di alto livello, assicurano alla madre e al figlio che nasce un ottimo livello di assistenza, in maniera tale che anche questo numero di parti possa crescersi. Beh, oggi il San Raffaele di Milano ha un nuovo partner gestionale che è subentrato, che è il gruppo di Rotelli, San Donato milanese, e sicuramente con questo nuovo gruppo dovremo far partire una negoziazione per poter interagire con loro.